Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi vediamo come, con la migliore applicazione gratuita scaricabile dal Play Store, è possibile creare video di qualità in 1080p, dunque HD, sul nostro smartphone Android in maniera prettamente gratuita per l'appunto e molto semplice. I video ovviamente come vengono creati? Vengono creati con delle nostre fotografie, fotografie che facciamo magari al momento o che possiamo tenere in galleria già da tempo, non importa. Andando praticamente nel Play Store, dunque, possiamo andare a scaricare questa applicazione che si chiama Quick. Quick è un'applicazione by GoPro ed è davvero fantastica, 4,7 stelle sul Play Store, il che è comunque evidenza della sua qualità, perché è un'applicazione semplicissima, intuitiva, ma che nel contempo ci permette di modificare a più non posso quello che nel video andrà a crearsi o sarà creato da noi tramite fotografie in tempo precedente, perché sì, si possono modificare anche le foto mentre stiamo facendo editing video. Entrando praticamente nello specifico, però aprendo quindi GoPro, possiamo vedere la schermata iniziale che è molto semplice ed intuitiva. Cliccando praticamente sul tasto più, noi possiamo andare a selezionare le fotografie che più ci aggradano e che vogliamo che esse dunque siano presenti nel video stesso. Una volta selezionate le fotografie, sarà molto semplice il passaggio successivo perché si aprirà questa schermata tramite la quale noi possiamo andare a selezionare quello che è praticamente lo stile di video che più ci aggrada. Cliccando infatti su questi praticamente toggle rapidi in sovrimpressione, tutti colorati e distinti tra loro, oltre a cambiare quella che è la musica, cambierà anche quello che è lo stile del video, dunque le animazioni tra una foto e l'altra e l'ingresso video stesso. Sarà possibile ovviamente modificare quello che è il titolo dell'album, il titolo del video, sarà possibile andare a modificare i filtri delle fotografie, la durata delle animazioni, quando la musica deve partire, quando la musica deve finire e possiamo addirittura caricare musiche dalla nostra galleria Music all'interno del nostro smartphone. Dunque un'applicazione open source che si aggiorna all'incirca una volta ogni 15 giorni e che ogni qualvolta si aggiorna va ad aggiornare quello che è il reparto strumenti a nostra disposizione. Come potete vedere nelle immagini, le qualità e la quantità di operazioni che si possono fare sono davvero tante, quindi dalla durata animazioni, dal tipo di animazione al tipo di musica e non solo, perché sì, i video che vengono creati sono anche facilmente condivisibili perché ben compressi dall'applicazione stessa. Infatti non occuperanno gran parte della nostra memoria, ma mi raccomando, per far sì che il video esca in 1080p deve essere attivata l'impostazione in alto a destra, nel tasto per l'appunto con la forma di ingranaggio. Bene ragazzi, come avete potuto vedere praticamente dalle immagini che vi ho fatto scorrere qui in sovraimpressione, possiamo capire dunque che questa applicazione è senz'altro un must have, una cosa che non può non aversi all'interno di uno smartphone perché ci permette di creare cose in maniera molto rapida e davvero davvero sfiziose e facili da condividere. Serate con gli amici, serate con la fidanzata, serata con i genitori, ma comunque ci permette di immortalare in maniera molto simpatica e rapida, questa è la cosa utile, rapida, ci permette di dunque salvare le nostre serate, le nostre giornate, i nostri momenti unici in maniera unica. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e commentate se andate a scaricare questa applicazione, ditemi la vostra se ne conoscete delle altre migliori, mi raccomando iscrivetevi al canale e non perdetevi quelli che sono i prossimi video e anche i video precedenti, cliccando infatti qui sui lati potete passare ai miei video scorsi. Piacere, alla prossima!